possiamo avere solo le priorità anche per il Movimento 5 Stelle. Sì, premetto che tutto quello che dirò pure in avanti è materiale che è già scritto nel nostro programma, quindi è assolutamente consultabile online. Priorità per noi sono internet, trasparenza e formazione del cittadino. Una priorità forte è la trasparenza e il coinvolgimento dei cittadini nella gestione comune. Il programma l'abbiamo steso anche con la collaborazione dei cittadini che ci mandavano suggerimenti e critiche via internet, e per me questo è un buon inizio. Quindi una priorità chiaramente è la trasmissione in diretta di tutte le sedute del Consiglio Comunale. Questa è una caratteristica tipica del Movimento 5 Stelle, qualsiasi rappresentante che sentirete la mente come cosa importante. Tutte le sedute del Consiglio Comunale, che sono sedute in cui si decide il destino e il futuro del Comune, devono essere trasmesse e registrate in maniera che una persona che non ha potuto vedere in diretta se lo possa vedere tranquillamente il giorno dopo o quando è più comodo. Parlando di internet, naturalmente fornire la connessione dappertutto. In questo momento il Comune di Breda è fornito a macchia di leopardo, noi vogliamo fornire la connessione dappertutto e l'esperienza pratica degli ultimi anni dimostra che portare internet veloce significa avere un ritorno economico, avere possibilità di investimento, possibilità imprenditoriali, possibilità di servizio. Questo è stabilito praticamente da tutte le riviste del settore, da tutte le riviste economiche. Internet significa sviluppo e significa risparmio di tempo e di denaro. Proprio ieri sera abbiamo fatto qui un incontro con una di formazione parlando di centinaia di opportunità di risparmio di tempo e di denaro che internet consente, e molto spesso i cittadini ignorano perché naturalmente non sono cose che vengono dibattute. Per le opere pubbliche non posso che confermare quello che hanno detto i miei stimati colleghi, assolutamente palestra, scuola sono cose da completare. Vorrei sottolineare però che in ambito generale la priorità del Movimento 5 Stelle è sempre stata quella di riqualificare il patrimonio dismesso, anche in ambito comunitario di incentivazioni si parla delle zone grigie, quindi riqualificare tutte le zone dismesse o mediante recupero o ristrutturazione o mediante bonifica se ovviamente la zona non è recuperabile. Un'altra cosa importante naturalmente è la viabilità, poi ci sarà una domanda successiva, quindi il discorso collegamento con Treviso che è sempre stato un punto debole, qui i mezzi di trasporto da e per Treviso non sono molto efficienti, e poi l'incentivazione del mezzo pulito per antonomasia che è la bicicletta, questa è una cosa che vorremmo andare avanti a livello di piste ciclabili. Vogliamo ricordare poi la tutela dell'acqua, che è il nostro più grande patrimonio, quello che sarà il petrolio del futuro, già attualmente oggetto di parecchie guerre in tutto il mondo. L'acqua ce n'è sempre di meno, è sempre più inquinata, quindi noi dobbiamo salvaguardare contro l'inquinamento e vanno ridotti gli sprechi. Idem per quanto riguarda i rifiuti, strategia del 5R, quindi rifiuti, riduci, ripara, ricicla, riusa, recupera. Il rifiuto in natura non esiste, è una parola che abbiamo inventato noi, e in natura non esiste assolutamente il rifiuto, tutto quanto fa parte di un ciclo. Internet è gratuito negli spazi pubblici, vogliamo che la biblioteca diventi un luogo di aggregazione in cui daremo internet gratuitamente. Efficienza energetica, la più grossa fonte di energia in questo momento non sono centrali nuove, sono il risparmio ottenibile già adesso migliorando l'efficienza energetica dei locali pubblici a livello di riscaldamento e a livello di coibentazione e di luce elettrica. Altre cose spicciole che abbiamo inserito nel programma, aiutare la comunicazione con l'ente comunale attraverso account Skype che permettono comunicazioni gratuite, e ho perso il segno, basta, mi fermerei perché gli altri momenti sono per domande successive. Va bene, grazie. E come vedete alcune cose ritornano, altre sono specifiche invece di ogni programma, e ognuno ha le sue priorità, abbiamo sentito anche diverse insomma da questa prima questo primo giro di risposte. Mi aggancio proprio alle ultime cose dette anche da Noemi Girotto sulla mobilità, appunto. Io non sono andata nello specifico come state vedendo, come vedete, però sfrecciando un po' il sito del comune, che era la prima fonte pubblica che si poteva consultare per vedere magari anche alcune iniziative già prese dall'amministrazione uscente o quali erano magari le priorità o i bisogni. A volte c'è anche un modo anche di interagire anche da parte della gente, e
documentario che si intitola anche di alcuni candidati, e ho appunto visto che c'era un progetto di mobilità, di trasporto pubblico nuovo, una convenzione, come si legge appunto dal sito, un biglietto unico, la convenzione tra Comine Marzi e ACTT. E allora volevo capire magari dai candidati, anzitutto, se condividono questa scelta, se la porteranno avanti qualora dovessero essere scelti, e poi cosa pensano della mobilità e del servizio di trasporto pubblico dal comune verso la città, verso il capoluogo, ma anche il collegamento tra le frazioni, per esempio, dello stesso comune, e magari, perché no, la mobilità verde, quindi in questo caso, già citata da qualcuno, anche tutta la rete di piste ciclabili, se c'è, esistente, oppure se serve, o se c'è la necessità appunto di potenziarle o realizzarle ex novo. Cambiamo ancora il giro di risposta e cominciamo da Alfonso Berinato. Piccola parentesi.